Buonasera, salve, salve, buonasera, siamo tornati con che cosa? Matrix, un film proposto da lui, che è vomitevole quanto qual film? Però aveva un altro titolo, era un titolo più lungo, non mi ricordo più. Non era Tenet? C'era... No, devo tenere. No, io intendevo Matrix, non si chiama Matrix e basta. Ah no, si chiama Resurrections. Ecco, esatto. Esatto, che vuol dire resurrezione. Che cosa? Dei nostri neuroni che se ne sono andati. Perché allora, quanto è intrippante un film da 2 ore e mezza in queste condizioni? Massimo che si possa arrivare. Decisamente. La mascherina, 2 ore e mezza, seduti, senza pause, senza cibo. Una trama del genere, senza cibo, senza acqua, comincia ad avere le allucinazioni, anche se già il film di per sé è incasinato. Poi mettici anche tutte queste cose qua, diventa una cosa unica nel suo genere. Decisamente. Ma il punto è che, sapete, questo film potrebbe avere anche una trama bella se non fosse il fatto che non si capisce quale sia la realtà e quali universi paralleli oppure videogiochi. Cioè, io non ho capito alla fine qual è la realtà e qual è la finzione. In realtà non l'ho capito nessuno. Ah, perfetto. Il punto è che, allora, quel tizio lì è... come si chiamava? L'abbiamo chiamato fino a 2 secondi fa, come si chiamava il personaggio? Ma chi? Il protagonista. Keanu Reeves. Sì, che si chiama Anderson. No, dai, sì. Il tipo lì è Jan Runner. No, si chiama Anderson lui. Scusate la pausa pubblicitaria, ma indichiamo il nome del personaggio che era Neo, giusto? Che dovrebbe essere Keanu Reeves. Vabbè, comunque lui è il personaggio principale, a quanto pare questa sarà una seconda trilogia e non ci ho capito una mazza, perché non si capisce se è una realtà vera, un videogioco oppure era finzione, perché a parte che ormai non mi stupisce più di niente il fatto che sia una cosa basata nello spazio, però non ci si capisce una mazza. Prima dicono che devono aiutarlo Morpheus e Bugs Bunny. Si chiama Bugs. Il bello è che la tipa dice Bugs come Bunny. Parlavamo di questa qua che si chiama Bugs, che insieme a un altro tizio che si chiama Morpheus devono aiutare Neo a riacquisire la sua memoria e a tornare in sé per recuperare anche la sua amica che si chiama Trinity. Sì. Ok. Si scopre che loro sono tipo amici di una tizia vecchia che prima conosceva Neo e vivono una discarica in pratica, quelli, tra le api killer strane, mostri strani, tutti robotici e a parte che siamo arrivati nella Padania dove c'è la nebbia e benvenuti in Padania, dicevamo. Poi cosa manca ancora alla descrizione di questo film strano? Il fatto che... Ma ci sono altri tizi che poi cercano di ammazzarlo, tipo Mr. Smith, che si è capito che tipo chi è un suo alter ego. Credo di sì. E una parte di lui, di Neo, di... come si... Morpheus. E anche... aspetta... e poi un altro... Sono passati tipo 5 giorni da quando sto facendo quel video lì, in cui cercavo di fare una sintesi del film Matrix e Resurrections. Perché? Perché si è interrotto in già spazi, mi pare. Bene, e dopo questa premessa dicevo, continuo il discorso. Quello che cercavo di dire prima era che parlavo del film e sul come si basa. Parlo del fatto che ci sono alcuni personaggi che sono contro di lui. Uno si chiama Morpheus, l'altro è Mr. Smith, che è tipo l'alter ego di del personaggio principale, appunto. Come cercavo di raccontarvi, dicevo che Bugs, l'analista, e il tizio lì che è il robot, che adesso non mi ricordo più come si chiama, poco fa non ricordavo, maledizione, Morpheus, cercano in qualche modo di liberare appunto dalle grinfie dei cattivi, che non mi ricordo neanche come si chiamano, sono dei robot appunto, degli androidi, e
il buon Keanu Reeves che dovrebbe essere. Perché non mi ricordo mai i nomi? Perché sono così complicati in questo film. Aspetta, come si chiamava? Dicevo, Neo, riesco a liberare Neo. Scusate se interrompo, però sono complicati i nomi, ok? Non me li ricorderò mai tutti. Detto ciò, dicevo che riescono a liberarlo. Da una melma strana, lui prima era tutto incasinato nella sua mente, perché io non capisco mai la realtà di quella in cui si troviamo, perché c'è la realtà, appunto, quella che sembra più normale, ma poi scopriamo che è tutta una finzione. Poi c'è la realtà in cui si trovano appunto dentro a Matrix, che è praticamente tutto un mondo assurdo in cui la gente si suicida anche a caso. Però sembra che ci siano delle correlazioni, ma io non ho mai capito queste correlazioni. E poi c'è la realtà in cui si trovano loro quando appunto liberano Neo e ci sono Bugs e Morpheus insieme a lui. E capite bene che lì è un po' complicato parlarne perché non si capisce mai niente su quale universo si parla. Cioè, poi c'è una macchina che è tipo la loro astronave, che adesso non mi ricordo neanche come si chiama, aspetta. La Mnemosine. Che è tipo una macchina, appunto, un'astronave che riesce a viaggiare attraverso questo covo alieno, appunto, in cui sono rinchiusi tutti, e Neo e anche la sua fidanzata che pensava lui fosse morto, in realtà è semplicemente lì con lui. Loro sono ricolmi di una strana liquido che non si capisce neanche cosa sia, rosso, appunto, che gli permette di vivere, appunto, nei sogni quasi morti, capite? E ci hanno pensato Bugs, l'analista. E Morpheus a svegliarlo, ci sono riusciti. Lui, dopodiché, cerca in qualche modo di liberare anche la sua fidanzata. Tornato nel villaggio, che ora non mi ricordo, forse è Matrix il villaggio, non penso, non mi ricordo nemmeno quale villaggio sia. Scoprono che il villaggio è quasi una città. Che poi io pensavo che questa città fosse tipo fatta di rifiuti, di discarica. Tecnicamente è così. E infatti a loro si aggregano, più che altro scopriamo che ci sono altre persone presenti in questa città, tra quale Lexi, e poi scopriamo che il capo conosce già Neo, si chiama Niobe, e allora il capo però dice che noi vogliamo la pace, non vogliamo più entrare in conflitto con quegli esseri strani là, e quindi se tu vuoi portare la tua tipa, che ora non mi ricordo, perché non sono così complicate, la sua tipa che si chiamava Eternity, Trinity, scoppierà un'altra guerra e io voglio stare fuori di questa guerra. Quindi lo libera in pratica a lui, Neo, per impiegare successivamente perché appunto dice che se tu invece vai lì a fare la guerra, io non potrò comandare sul mio esercito, capito? Non posso comandare sul mio esercito di fare un'altra guerra perché noi siamo venuti qua in pace scappando da quel posto là. Detto ciò, allora Niobe, dopo avergli fatto vedere come lei sta facendo crescere piante in un ambiente nuovo, quasi non naturale, fa vedere appunto dove sono stanziate sia lei che Morpheus, che Bugs, che l'analista e anche i suoi compari, che dovrebbe essere Lexi e aspettate anche gli altri nomi. Dicevo Lexi, Berg, Sati, Shepherd e altri personaggi appunto che sono tipo dei personaggi appunto importanti, secondari in realtà di questo appunto film in quale appunto succede che diciamo che loro riescono a scappare dal mondo di appunto in cui ci sono quegli alieni che li hanno catturati, però allo stesso tempo lui vorrebbe tornare in quel mondo lì perché cosa? Semplicemente per poter riportare a casa la sua amata, chi parla lui, ovviamente parlo di Neo, e gli unici che sono dalla sua parte sono Morpheus e Bugs, che convincono anche gli altri, e alcuni sono tipo degli androidi, altri sono degli esseri viventi umani, altri sono quasi delle intelligenze artificiali, e il punto è che però Niobe ci ha intrappolato, l'ha relegato in prigione, perché sennò porterebbe la guerra al suo mondo. La cosa divertente, sapete qual è? È che lui, sapete quanto dura in prigione? Letteralmente 5 secondi. Arriva una tizia, uno degli androidi, appunto, gli dice, ehi, dai, veniamo con te, scappiamo per andare a liberare la tua fidanzata, Trinity. Assurdo, 5 secondi e l'hanno già liberata, cioè non liberata, ma sono già partiti per con la macchina lì che adesso non mi ricordo come la loro navicella, già per liberarla, appunto. E sono un gruppo di 10. Lei, Niobe, voleva che ce ne andasse solo due per catturare con Bugs, Morpheus e lui.
E alla fine c'è da che vanno tutti, capite? Tutti, tutto un villaggio, tutte le persone lì, non un villaggio, 10 persone, l'analista, Bugs, Morpheus, Echo, Keanu Reeves, che ora non mi ricordo come si chiama nel film, insomma è complicato quel nome lì, capito? Aspettate. Detto ciò, a bordo della loro astronave riescono a autotrasportarsi nel pianeta di Matrix, appunto. E accade che loro, appunto, in questo pianeta sono tipo appunto una realtà virtuale, diciamo, cercano in qualche modo di poter liberare sia Trinity, sia disattivare o appunto riuscire a liberarsi dal controllo totale della realtà nel quale sono vissuti. Il punto è che tutto si ribalta contro di loro e alla fine tutti i ragazzi entrano in questa realtà virtuale. In più, attraverso il macchinario che è presente nella loro navicella, succede che però loro alla fine riescono a liberare Trinity, finiscono tutti incasinati dentro a quell'universo lì, la gente anche si suicida, sono tutti dei cattivi contro tutti, e il Mr. Smith cerca di ammazzare il nostro Neo, ma non ci riesce, si allea con lui addirittura perché arriva un altro agente che vuole ammazzarlo e prima addirittura ammazza l'altro agente o almeno tutto il suo esercito e poi cerca di liberare, come si chiama, Neo appunto. Accade che Bugs ovviamente cerca e riesce a liberare Trinity e Trinity quando incontra Neo diciamo che aprono delle forze strane in quale appunto sapete che ci sono le energie che appunto sono più forti di quei mondi, queste cose qua appunto particolari. E detto ciò accade che riescono loro a liberarsi, riescono a controllarsi anche dalla presenza di Mr. Smith e si conclude ovviamente come e fissero tutti felici e contenti. Ovviamente accade che loro scontrano finalmente a tornare alla loro realtà iniziale, anche se capiamo che non è proprio la realtà nostra attuale, ma è tipo un altro mondo virtuale perché si vedono cose un po' surreali per la nostra realtà, capite? E questo è come si conclude il film. Ragazzi, io ho visto tre film che mi hanno fatto intrippare il cervello negli ultimi 2 anni. Uno si chiamava Tenet, questo è il livello di Tenet, e l'altro si chiamava Dune, e questo è anche il livello di Dune. Cioè, Matrix Resurrection è un fantasy assurdo. Però capitemi bene, intrippa il cervello, perché non si capisce niente, non si capisce quale sia il mondo reale, e quale quello fantasy. Fantastico, e come fanno ad entrare in questa realtà virtuale? Ah sì, tutto all'inizio era partito perché Bugs, Morpheus e l'analista dovevano far ingoiare una pillola a Coso, a lui, capito? Che mi metto sempre il suo nome, ovviamente. Come si chiamava lui? Non mi ricordo più nemmeno. Comunque, Neo, esatto. Tutto parte da quello, alla fine riescono a far ingoiare la pillola sia a lei che a Trinity che a lui e riescono a liberarsi dal controllo di questa intelligenza artificiale nella quale sono rinchiusi. Perché lui stava impazzendo nel frattempo, anche dentro alla melma in cui si trovava quando l'hanno liberato Bugs e Morpheus. E detto ciò, riescono a tornare alla fine dalla tipa che voleva incastrare Neo, che voleva incampiare Neo, e basta, arrivano lì alla fine in fondo. Ovviamente abbiamo capito che ci sarà una trilogia, quindi saranno altri due film. Il voto di Faro secondo me è un 8, il voto di Luca è stato un 8, il mio pure, 7,5-8, perché è troppo complesso come film e alcune cose sono troppo semplici. Per esempio, uno, per liberarsi dalla prigionia, nella quale l'ha messo quella lì, la tipa lì, ci hai perso 5 secondi. Cioè, prima ha fatto più in tempo a fare la trama e anche l'introduzione per come sono arrivati in quel posto lì, piuttosto che la creatura in cui sono rimasti 5 secondi. Cioè, che senso ha? Non capisco. Alcune volte non capisco sti film. Cioè, nel senso, sono belli, la trama è bella, dovrebbe essere trattata meglio perché in alcuni momenti si dilungano fin troppo con le frasi, parole, questo, ho fatto questo, quest'altro, bla bla bla. E altre volte invece ci metto 5 secondi a. Ecco com'è finita la storia. Ok, anche perché la battaglia è durata meno di quanto è durata tutta l'introduzione per arrivare a quel punto della battaglia, cioè. Però la battaglia finale mi è piaciuta perché appunto c'erano gli androidi tutti suicidi che si buttavano dalle finestre, cose del genere. Se non avete visto il film non capite cosa intendo io, quindi guardate il film perché è interessante, è bello e potrebbe essere bello, sì, esatto, da vedere.
È tipo quasi un GTA, mettiamola così. È quasi un COD in cui sono dei androidi in cui si suicidano per liberare altri androidi, completate le missioni, diciamo. Non ci sono dei premi per le missioni, però vabbè, lasciamo stare, questa cosa è complicata. E questa è la mia analisi molto complicata, perché nomi questi qua sono tutti complicati. Non posso fare nomi più semplici, no, ovviamente devono complicarsi la vita. Perché? Perché i film sono così, quelli della Universal. Non mi ricordo, vabbè, comunque sì, sono sempre così complicati quelli di Matrix, presumo, perché ovviamente devono fare trame nuove, perché pensavo che facessi con la prima trilogia, invece no, sono una nuova, in cui il personaggio principale è sempre Neo, ma con noi personaggi insieme a lui, come Trinity che c'era già, ma altre cose. Ci sono anche ogni tanto dei flashback di Neo e della sua vita passata, presumo che siano i flashback della prima trilogia. Io non ho visto la prima trilogia, dovrei recuperarmela, quindi non so bene. Se è così, avete visto il film, fatemelo sapere nei commenti, aspetto i commenti, iscrivetevi a questo canale perché ci saranno altri contenuti di vario genere e vi aspetto presto. Ciao ragazzi, a presto.